Esattamente 10 anni fa, nel settembre del 2014, usciva la scheda video che ho qui davanti, la GTX 970, che si può considerare davvero una leggenda per quanto riguarda le schede grafiche. E in questo video andremo a ripercorrere quelle che sono state le prestazioni di questa scheda nei giochi dell'ultimo decennio, quindi partendo dall'uscita di questa scheda, quindi nel 2014, fino ad arrivare a titoli usciti nel 2024, proprio in questo mese di settembre. E inoltre decreteremo se questa può essere ancora una valida scelta per chi vuole giocare e ha un budget veramente molto molto limitato. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Nintendaro Pazzo. Oggi siamo qui con questa GTX 970 che, come avrete visto dalla intro, ha compiuto 10 anni proprio in questo settembre del 2024. E in questo video andremo a vedere le prestazioni nei giochi. Più che altro vi dico, di solito se avete già visto video su questo canale, saprete che quando vado a testare un componente cerco di testare anche la parte un po' più di produttività lavorativa, mentre in questo caso, ecco, mi sono voluto concentrare nei giochi. Infatti ne andremo a vedere ben 17 o 18, adesso non mi ricordo esattamente il numero preciso, e quindi andremo a vedere se questa scheda se la cava ancora discretamente con i giochi che sono usciti fino a oggi e effettivamente come se l'è cavata fino al giorno d'oggi. Prima però di continuare col video vi invito a iscrivervi qua sotto al canale, attivando anche la campanellina per ricevere tutte le notifiche, così da rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che usciranno sempre qui sul canale la domenica alle 2 di pomeriggio. Inoltre vi invito anche a iscrivervi ai miei due canali Telegram di offerte, uno per quanto riguarda hardware e videogiochi nuovi, l'altro invece per tutto quello che riguarda l'usato. In entrambi i casi si tratta di canali di offerte di Amazon, quindi state tranquilli per assistenza e garanzia sempre al top. Infine vi ricordo anche di seguirmi su Instagram e su TikTok, dove trovate i vari video short in versione integrale, visto che su YouTube vengono tagliati a 60 secondi. E quindi direi ora di riprendere con questa GTX 970. Uscita verso metà settembre del 2014, la GTX 970 insieme alla sorella maggiore GTX 980 si presentavano come le proposte di fascia alta di Nvidia per il mercato delle schede grafiche. In entrambi i casi erano il primo esempio di utilizzo dell'architettura Maxwell, architettura appunto delle GeForce GTX della serie 900. In questo caso il silicio che montavano questi due modelli era il GM204, e in questo caso specifico della 970 le frequenze di boost arrivavano fino a 1200 MHz circa, per alcuni modelli un po' meno. In questo caso, per esempio, questa è una custom, un Asus Strix, arrivavano appunto intorno ai 1200, anche qualcosina di più. Per quanto riguarda la memoria, così da esaurire bene o male le specifiche tecniche di questa scheda, abbiamo 4 GB di VRAM GDDR5, anche se qui, ecco, c'è stato un po' uno scandalo negli anni, anche se comunque posso dirvi non ha inficiato alla fine le prestazioni e anche quell'alone di leggenda che c'è dietro questa scheda, perché in realtà la VRAM effettivamente a disposizione per questa scheda sono in realtà 3,5 GB, perché gli altri 500 MB sono collegati alla GPU con un bus ridicolo di veramente tipo una cosa come 30 bit, qualcosa del genere, il che va a limitare tantissimo le prestazioni di questi 500 MB di VRAM. Quindi possiamo dire che più o meno, ecco, questa scheda ha circa 3,5 GB di VRAM, che per l'epoca erano effettivamente un buon quantitativo. Certo, per il giorno d'oggi ormai stanno quasi stretti 8 GB di VRAM, possiamo immaginare 3,5 GB, ma ovviamente andremo a vedere meglio, ecco, anche per quanto riguarda la memoria, tutto questo nei benchmark. Finendo con il consumo, questa scheda a pieno carico consuma circa 160 watt, un quantitativo veramente eccellente se consideriamo il livello di prestazioni che offriva questa scheda al lancio. Era considerabile, veramente una delle schede video migliori che c'erano in termini di prestazioni, superava le top di gamma di generazione precedente come la GTX 780 Ti, e molto spesso era anche più potente dell'R9 290 290X che invece proponeva AMD. In entrambi i casi erano schede che consumavano anche quasi 100 watt di più, diciamo 80 watt sicuramente di più, ecco. Quindi questa 970, con il suo consumo ridotto già all'epoca, non era niente male e il suo livello di prestazioni era equiparabile a top di gamma, che fino a qualche mese prima, ecco, costavano praticamente il doppio di questa scheda. Sì, perché il prezzo di questa 970 al lancio era di 330 euro, che veramente al giorno d'oggi per un livello di prestazioni da top di gamma ci sogniamo assolutamente, ma questo è un altro discorso. Prima però di passare ai benchmark ci tengo a fare una carrellata veloce di quelle che sono le specifiche del computer che abbiamo usato per fare i test, cioè l'attuale test bench, composta da una CPU AMD Ryzen 7700 a
accompagnata da 32 GB di RAM Silicon Power 6000 MHz CL30, ovviamente in doppio banco. E come scheda madre abbiamo una ASRock B650 PG Lightning e come dissipatore un Deepcool da 240 mm, quindi un dissipatore a liquido. Come alimentatore abbiamo le VGA GQ 1000 W 80 Plus Gold e come SSD abbiamo il Crucial T5 Pro da 2 TB, e come scheda video ovviamente questa GTX 970 da mettere alla prova. Quindi direi ora di iniziare con i benchmark partendo dal 2014. Partiamo quindi col primo titolo, Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. In questo caso abbiamo testato il gioco in 1440p e settaggi maxati e riusciamo ad arrivare al limite del frame rate imposto dal motore di gioco, cioè 60 fps. Infatti facciamo di media 59,8 fps con un percentuale di 44. Questo davvero, se consideriamo che è uscito 10 anni fa come gioco, ha una grafica eccellente. Stessa cosa anche per Alien Isolation, sempre del 2014. In questo caso testato in 1440p settaggi maxati, arriviamo a 120 fps di media con un percentuale di 96,6, e questo gioco devo dire che ha veramente un graficone, degli effetti grafici davvero niente male se consideriamo, ripeto, che è uscito 10 anni fa. Passando a The Witcher 3 Wild Hunt del 2015, però comunque questa è la versione con tutti gli aggiornamenti e teoricamente, ecco, questi dovrebbero essere i settaggi che c'erano anche al lancio. Facciamo 53,7 fps di media in Full HD senza gli Airworks di Nvidia e con un percentuale di 47,4 fps, quindi anche questo titolo super giocabile, anche se vediamo già che era parecchio pesante. Doom 2016 con l'API Vulkan in Full HD e settaggi maxati, arriviamo anche in questo caso quasi sempre al limite del frame rate del motore di gioco, che è di 200 fps. In questo caso arriviamo a 195 fps di media con un percentuale sopra i 160 fps, pari a 166,4, quindi niente male. Per il 2017 abbiamo Prey, in questo caso testato in Full HD e settaggi maxati, arriviamo in questa scena iniziale, poi probabilmente il gioco diventa anche più pesante, facciamo 98,7 fps di media con un percentage di 78,8 fps, quindi anche questo titolo è veramente super giocabile. Passando ora a Fortnite, anche se ovviamente so che con l'aggiornamento dell'Unreal Engine 5 non è più lo stesso del 2017, però l'ho voluto comunque includere in questa sezione. In Full HD settaggi medi facciamo 91,2 fps con un percentage di 67, quindi comunque perfettamente giocabile. Ovviamente se impostiamo la versione in modalità prestazioni riusciremo a fare anche molti più FPS. Su Shadow of the Tomb Raider per il 2018 in Full HD con settaggi tutti tirati al massimo tranne ovviamente Ray Tracing abbiamo un frame rate medio di 44,6 fps per questa sezione del benchmark con un percentuale di 32,7, quindi anche questo gioco niente male. Vi ricordo ovviamente se abbassiamo un pochino i settaggi riusciamo ovviamente a giocarlo a 60 fps. Per il 2019 abbiamo Control, in questo caso in Full HD con settaggi di Digital Foundry che prende tutto al massimo tranne i due settaggi, però abbiamo abbassato le texture perché se no andava a saturarle e in questo caso facciamo 51,5 fps di media, quindi anche questo titolo molto pesante, veramente perfettamente giocabile con questa scheda. Per il 2020 abbiamo Death Stranding testato in Full HD e settaggi al massimo e abbiamo un frame rate medio praticamente poco sopra i 60 fps, 60,8 fps di media con un percentuale di 40,9, quindi anche questo titolo è perfettamente godibile anche a un'ottima fluidità per quello che è il gioco. Passando al mattone del 2020, Cyberpunk 2077, testato in Full HD con upscaling FSR 2.1 quality e settaggi di hardware unboxed che comunque sono molto pesanti e texture medie, otteniamo un frame rate medio di 35,8 fps con un percentuale di 29,5, comunque sopra i 30 fps è comunque giocabile anche se non appunto una fluidità eccellente. Guardiani della Galassia è il titolo che probabilmente ha messo più in crisi la 970, probabilmente per un problema di driver che l'architettura Maxwell non è particolarmente ottimizzata per questo titolo. Infatti vediamo che in Full HD settaggi bassi facciamo solo 22 fps con un frame rate minimo bassissimo e le cose vi dico non cambiano anche se abilitiamo l'upscaling. God of War invece per il 2022, titolo che gira senza problemi su questa scheda video con settaggi originali, quindi quelli che usa la PS4, facciamo 46,7 fps e un percentage low abbiamo 37
FPS, quindi anche in questo caso titolo completamente giocabile e godibile con questa scheda. Passando al 2023 abbiamo Resident Evil 4 Remake in Full HD e settaggi priorità alle prestazioni, con le texture però alte a 0,25 GB. Abbiamo un framerate medio molto vicino ai 60 FPS, in questo caso 56,6, quindi anche questo titolo, che magari aveva dato problemi a qualcuno, è perfettamente giocabile anche con questa scheda. Alan Wake 2 lo reputo ingiocabile per il fatto che con questa architettura di schede vedrete ha appunto dei problemi di flash a schermo che lo rendono appunto completamente ingiocabile, e comunque col frame rate anche con settaggi al minimo in Full HD sarebbero molto bassi, ecco, li state vedendo in questo momento a schermo. Passando ora a The Finals, sempre per il 2023, Full HD FSR 2 Quality e settaggi bassi, facciamo 61,9 FPS, quindi comunque perfettamente giocabile anche se non particolarmente competitivo. Ma vi dico, se abbassiamo invece la risoluzione di rendering al 50% senza upscaling, comunque in realtà non si rovina troppo la grafica e arriviamo a una novantina di FPS, quindi comunque niente male. Black Myth Wukong, passando al 2024, in Full HD con il 50% di TSR, quindi upscalando dal 540p, settaggi bassi, con frame generation arriviamo a un frame rate che è giocabile dire tanto, 27 FPS, con un frame rate minimo di 23, quindi tanto per, ovviamente per giocare a questo titolo ci servirà una scheda più potente. E come gioco sempre del 2024, uscito questo mese, Age of Mythology Retold, in questo caso Full HD maxato senza ray tracing, 61 fps di media. Tra l'altro ho fatto un video dedicato che, se volete recuperarlo, su questo gioco testato per requisiti minimi e raccomandati, e ve lo lascio linkato qua sopra nelle schede. E questo è davvero un titolone se consideriamo che gira anche su questa scheda di 10 anni fa. E come ultimo gioco abbiamo Final Fantasy 16, uscito praticamente adesso, in 720p settaggi bassi, facciamo un frame rate di 36 fps di media con un percentuale di 23, quindi anche in questo caso perfettamente giocabile anche se la risoluzione è molto bassa. E ora direi di passare alle conclusioni. E rieccoci qui ragazzi, dopo aver visto come girano i giochi su questa GTX 970 di 10 anni fa. Davvero, secondo me i risultati sono proprio lodevoli, per il semplice fatto che anche solo a vedere giochi usciti quest'anno girare ancora così bene in Full HD, ovviamente non parlo dei titoli AAA che sono usciti negli ultimi 2-3 anni, in quel caso ovviamente i risultati vacillano un pochino, però anche lì bene o male qualcosa riusciamo a giocare lo stesso, e in alcuni titoli ancora riusciamo a godere proprio il gioco a pieno. Posso pensare all'ultimissimo uscito Age of Mythology Retold, ma se poi andiamo a guardare anche tutta l'esperienza di gioco che è stata dell'ultimo decennio, davvero il livello di prestazioni era sicuramente più che adeguato per giocare in Full HD a 60 fps come minimo nella maggior parte dei titoli, e molto spesso a settaggi maxati, con una scheda che sì, era considerata di fascia alta, ma che all'epoca costava solamente 330 euro, e questo probabilmente fu il punto, uno dei punti più alti di Nvidia in termini di rapporto prezzo prestazioni, perché una scheda del genere, che già al lancio offriva un rapporto qualità prezzo così buono e che 10 anni dopo riesce ancora a mantenere quantomeno un minimo di giocabilità anche negli ultimi titoli, è davvero qualcosa di stupefacente secondo me. Quindi davvero, anche dopo aver passato il suo 10° compleanno, questa scheda si difende più che bene. Certo, non vi direi magari di andarla a comprare al giorno d'oggi se proprio non avete un budget ristrettissimo, perché alla fine sì, si può trovare anche intorno ai 40-50 euro, il che non è male, però magari per qualche decina d'euro in più potremo trovare anche schede che hanno, ecco, qualche anno in meno sulle spalle in primis, e anche un po' più di VRAM, perché abbiamo visto che magari in alcuni giochi non era tanto la potenza brutta della scheda che veniva a mancare, quanto più la quantità di VRAM che ci costringeva ad abbassare magari il livello delle texture o anche di altri effetti che vanno ad appesantire di solito molto la VRAM. Ma posso pensare a chi di voi magari l'ha presa all'inizio del suo ciclo di vita, quindi nel 2014, magari se l'è tenuta per un po', magari se la tiene ancora oggi, davvero avete fatto un investimento eccezionale, perché con quello che si poteva pagare questa scheda, davvero ancora al giorno d'oggi, ripeto, ce la troviamo come scheda alla fine quantomeno valida per la maggior parte dei titoli. Come sempre vi ricordo che se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, fatemelo sapere qua sotto con un bel mi piace e con un commento su cosa ne pensate di questa GTX 970. Inoltre vi ricordo di vedere due video che, se non avete visto, vi consiglio molto di guardare. Il primo riguarda la GTX 1070 Ti testata qualche mese fa, altra scheda video molto interessante che possiamo trovare intorno
intorno ai 100€. Come secondo video invece vi consiglio quello su Ryzen 5 5500 che abbiamo visto all'opera circa 2 mesi fa. E infine io vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!